26 marzo 2021, giuro di fare tredicesimo appuntamento con il nuovo format di Stato Quotidiano. Abbiamo sempre detto politica, sviluppo, futuro, ma anche associazionismo e anche progetti. Oggi con noi abbiamo Nunzio Favia, che è il presidente dell'associazione di promozione sociale Progetti Futuri. Noi abbiamo cercato spesso di dare una fotografia della città di Manfredonia. Quello che le chiediamo è una fotografia della città di Manfredonia ad oggi da un punto di vista culturale, sociale, artistico e degli eventi. Sì, grazie, buonasera. Allora, consideriamo che Manfredonia, come tutta l'Italia, sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. E questo ha portato ovviamente a un fermo di tutte le attività culturali, artistiche e di eventi. Noi stessi abbiamo dovuto riprogettare i nostri spettacoli. Ovviamente questo ci ha fatto riflettere tanto, perché questo fa capire che bisogna riprogrammare il tutto considerando un fattore di realtà sociale ed economica molto critica. Per questo bisogna essere molto innovativi e cercare di avere nuove idee. Per quanto riguarda Manfredonia, che è la nostra città a cui ci interessa, possiamo dire che Manfredonia dovrebbe avere un approccio diverso per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, non più un tipo di organizzazione mirato a soddisfare le esigenze del singolo, cioè del solo cittadino di Manfredonia, ma bensì ad un cittadino nazionale e perché no anche internazionale. Ovviamente questa tipologia di organizzazione richiede più esigenze, perché nel momento in cui si interfaccia con un turismo nazionale ed internazionale, sia l'organizzazione, la scelta dell'artista, ma la fruizione stessa dell'evento necessita di più dettagli, di essere elaborata, ma maggior dettagli, insomma. Allora, possiamo dire che a Manfredonia quello che è venuto a mancare negli ultimi anni è una vera e propria cabina di regia che coordinasse tutti gli eventi. Possiamo notare che negli ultimi anni a Manfredonia sono stati fatti piccoli eventi, ma ovviamente tutti slegati fra loro. Questa cabina di regia, oltre ad avere appunto una mansione di coordinamento degli eventi, ha anche lo scopo di compattare il tutto per enfatizzare e ampliare la portata degli eventi stessi, perciò anche una maggiore empatia, nel senso di appeal. Quello, un altro elemento che è venuto a mancare è quella di dover rincentivare gli stakeholder territoriali, che sono anni ormai che hanno perso probabilmente anche fiducia, e questo è un lavoro che va fatto per farle ricompattare e creare sinergia fra loro, perché hanno un ruolo molto importante per il territorio. Un altro elemento che non è da poco è quello di dover appunto recuperare un po' la sicurezza per quanto riguarda di Manfredonia, è quella dei collegamenti con la provincia, perché se dobbiamo valutare una prospettiva di organizzazione di eventi nazionali e internazionali, ovviamente l'utente che è interessato a venire nella nostra città deve essere anche agevolato ad arrivarci. Ecco, hai illustrato perfettamente la fotografia della città dal punto di vista appunto dei settori che abbiamo indicato. Ma lei crede che la mancanza di un'amministrazione comunale, come di fatto è avvenuto post scioglimento, abbiamo già detto ripetuto mille volte, le dimissioni del sindaco, lo scioglimento per l'infiltrazione della criminalità, eccetera, ha influito sull'organizzazione degli eventi e dunque della sicurezza stessa della città? Ha accennato, diciamo, già in parte, ma crede che abbia influito? Allora, sicuramente avere una giunta comunale, un assessore con cui interloquiare è molto importante, darebbe una marcia in più, ma io penso che prima di arrivare a progettare o proporre un evento, un progetto o una manifestazione artistica, culturale a un organo politico, si può tranquillamente passare per il cittadino. Perché? Perché il cittadino è il protagonista stesso della sua città, e una volta che il cittadino viene educato, viene inculcato questa idea, il cittadino prende consapevolezza della sua importanza, del suo ruolo, perciò vale a dire riconoscere e amare la propria città con annesso evento o progetto, perciò questo crea un miglioramento sociale, culturale e sicuramente in un tempo non tanto lontano anche economico. Certo. Abbiamo chiesto ai vari referenti che sono venuti qui, diciamo, da noi
in studio di darci delle tre indicazioni, non dico tre progetti, ma tre idee di massima per rilanciare la città. Nel suo caso, lo chiedo dal punto di vista culturale, degli eventi e del turismo. Sì. Secondo lei, quali potrebbero essere queste tre indicazioni? Sicuramente uno è eventi culturali per sviluppare turismo. Ormai è noto e sappiamo da cittadini di Manfredonia che abbiamo il dono di avere delle bellezze naturali come la montagna, il mare, la pianura, il clima, è una bellissima cultura gastronomica, ma la bellezza da sola spesso, anzi in questo caso, non serve e il tempo ce l'ha dimostrato. Io sono del parere che l'evento serva perché il turismo di oggi, o meglio il turismo del futuro, dell'era moderna, non è più un turismo passivo, ma è un turismo attivo. Questo insomma l'abbiamo capito anche con l'esperienza e progettando e lavorando anche con altre nazioni estere e comunque con altre città del nord e centro nord Italia. Perciò un turismo attivo, oltre a venire a vedere le nostre bellezze naturali, ma quello ce l'hanno dato e per fortuna, vuole sapere, ok, io vengo, vedo il mare di Manfredonia, ma come intrattengo le mie serate? Perciò questo necessita, per rendere un turismo attivo, necessita di un calendario. Io ci tengo a precisare che in un eventuale calendario non bisogna mirare, sì, ok, c'è l'evento mirato, esempio, quest'anno i 700 anni della morte di Dante, sarebbe stato ad hoc creare un evento per i 700 anni della morte di Dante, ma creare soprattutto festival, cioè progetti, spettacoli che vengono con un richiamo minimo annuale, almeno una volta l'anno. Questo fa sì che il turista si affezioni e ritorna. Abbiamo detto che lei è presidente della APS Progetti Futuri. Sì. Dite che, da quello che ne so, che la cultura credete, promuovete, quindi l'incipit è quello che la cultura sia un volano di sviluppo sociale ed economico, certo, della città, quello che ci interessa per il futuro di Manfredonia. Quindi vogliamo presentare la sua associazione. Certo, l'Associazione Progetti Futuri, come ha detto il direttore, crede tanto nel potenziale umano, perché ognuno di noi, per fortuna, è unico, più che raro. Perciò ognuno di noi ha un bellissimo potenziale e nel momento in cui, come dicevo prima, spesso io sono del parere, almeno anche dalla mia esperienza, delle persone che ho incontrato nel percorso della mia vita, spesso noi in realtà non sappiamo chi sono, cioè chi siamo. A volte basta che qualcuno ce lo dica. Mi è capitato di incontrare persone dove magari non credevano in quello che facevano o che dice no, io non riuscirò a farlo. Nel momento in cui vengono, non voglio dire guidati, ma soltanto messi al corrente del reale potenziale che hanno, si apre un mondo. E Progetti Futuri, grazie a questa mentalità, è aperta a collaborazioni con persone singole, privati o enti, proprio perché siamo del parere che la collaborazione valga più del singolo individuo. E sicuramente dice questo in base a delle situazioni comprovate. Ah, certo, noi abbiamo fatto tanti partenariati con tanti partenariati. Dove siete riusciti a far esprimere il potenziale delle persone con cui avete collaborato? Sicuramente, ma non solo persone con cui abbiamo collaborato, ripeto, come diceva prima, anche con Cambridge abbiamo avuto questa bellissima esperienza, insomma, con altre associazioni, Rotary Club e tante altre, insomma. Allora, ringraziando davvero Nunzio Favia, abbiamo detto presidente della APS Progetti Futuri di Manfredonia, giuro di fare 13ª puntata. Buonasera. Conclusa. Grazie.